l'esame effettuato sulla pistola dice che l'hanno toccato almeno in 3 persone. Nel racconto che loro fanno, uno è il deputato Pozzolo, uno sarebbe il capo scorta, e il terzo chi è? Almeno un terzo c'è. Io faccio una proposta precisa. Credo che se vogliamo credere alla buona fede dei pubblici ufficiali presenti, vale a dire il sottosegretario del Mastro e la sindaca del Mastro, la sorella, che sono i 2 pubblici ufficiali presenti, entrambi si devono sottoporre all'esame del DNA per verificare se su quella pistola non ci sono le tracce di Andrea del Mastro e di Francesca del Mastro. Se loro sono tranquilli e dicono la verità, su quella pistola non c'è il loro DNA. Se non c'è il loro DNA, loro escono da questa vicenda e il problema è risolto.